E dalle opposizioni si moltiplicano gli attacchi al governo e non solo. Un pezzo di Forza Italia invita a spegnere la TV il 31 dicembre durante il discorso di Giorgio Napolitano. Molti anche leghisti a non voler seguire il messaggio del Presidente. Mentre Beppe Grillo lancia la sua sfida televisiva al Capo dello Stato annunciando un controdiscorso di fine anno sul suo blog sulla Cosa, la web TV dei 5 Stelle. Insulti e minacce di morte politici nei commenti ad un post dello stesso Beppe Grillo sulla sua pagina Facebook con un video. Il leader del Movimento 5 Stelle aveva denunciato alcuni deputati, Andrea Romano di Scelta Civica e Titti di Salvo di Selle, che prima di Natale avevano invitato ad accelerare i lavori della Camera in vista della pausa natalizia. Tanto è bastato per dare il via ai militanti, ma non solo, questi messaggi di minacce proprio al post di Grillo.